delle imbarcazioni Mastra, Parola, Calimare, Bezzano, Canaletto, Cera di Lerici. È valida. 2000 metri di passione, di entusiasmo per l'avvio di questo palio dalle grandi premesse. Siamo prossimi alla boa dei 1000 metri, vicinissimi alla metà esatta di questa gara, quella più attesa, quella più emozionante per decidere le sorti di un'intera stagione. Amici del Museo dello Sport, buongiorno, armando i microfoni, siamo a San Terenzo. Domenica scorsa abbiamo mancato questo appuntamento proprio per la festa del San Terenzo e oggi ci siamo per la festa della Venera Azzurra che si espleta nel solito luogo. Una domenica dopo l'altra, una alla volta, e si va alla conclusione delle due gare che vengono espletate. Dobbiamo raccontare un po' di storia, ma ne approfittiamo di farla dopo, perché domenica scorsa purtroppo eravamo al di fuori del circondario e non abbiamo potuto registrare quello che è accaduto qui nel San Terenzo, specialmente la vittoria del Fossa Mastra come senior e una riconferma dopo la gara fatta di Cadimare, e questo ha aperto ancora un libro che realmente era già stato, come si suol dire, messo in discussione, perché il Lerici è arrivato ancora secondo e il Fezzano terzo. La giornata è caldissima e tutti sono pronti a prendere il sole, a non farsene scappare nemmeno un raggio per memorizzarlo così sul proprio corpo con una bella abbronzatura, e quando torneranno a casa, se non sono del loco, racconteranno questa bellissima giornata passata a San Terenzo. Sopra di noi il castello che veglia su questa baia davanti a Lerici. La giornata, come dicevo, è caldissima e vediamo la balneazione quanto è ampia e quanti sono i bagnanti che sono in acqua. Vediamo le ragazze del Cadimare che si preparano ad allestire con l'equipaggio l'imbarcazione. Si stanno preparando per il riscaldamento e andare in corsia, e così vedremo la prima gara in programma, che è quella delle ragazze alle ore 17. Passiamo un po' in rivista anche chi è fermo sugli scogli che deve fare la segnalazione. Abbiamo qua la parte del Fossa Mastra insieme all'Erici che ha la sagola da lanciare quando parte l'imbarcazione. Ed ora siamo in mare, vediamo il castello da sotto, da dove inizieremo così a vedere le imbarcazioni che poi si allineeranno.
molte imbarcazioni alla fonda per assistere alla gara e siamo in piena estate, tutti fanno il bagno per rinfrescarsi, effettivamente è una giornata caldissima. La giuria ha terminato di posizionare l'imbarcazione, siamo pronti per vedere le gare e ora dovranno scendere le ragazze degli junior. Abbiamo così l'arrivo ufficiale, primo il Fezzano, secondo il Canaletto, terzo il Cadimare, come li abbiamo visti arrivare. È stata una gara bella e tirata, lo sapevamo che in questa categoria c'è sempre movimento, non c'è ancora una stabilità, tutti sono pronti per poter vincere questo Palio, questo 92esimo Palio. Infatti vediamo questo altalenarsi che si verifica in questa categoria. Le preparazioni ormai sono quasi tutte preparate, tutte al top, insomma. Abbiamo ancora da vedere domenica alle Grazie e la prossima al 30 a Muggiano e poi ci sarà il Palio del Golfo, lì la risoluzione del caso. Questo è un po' quello che in realtà ormai il Palio del Golfo è su una strada di termine. Intanto vediamo entrare in acqua i ragazzi dei senior del CRDD e li ringraziamo, anche loro stanno facendo la meglio, stanno cercando di impegnarsi al massimo per prepararsi a questa gara che è l'ultima della giornata, ma vuole raccontarci un pochettino una storia abbastanza pesante per 3-4 equipaggi, ma per gli altri c'è ancora da lavorare, da trovare la possibilità di emergere e dare segno di continuità alla grande gara dei senior. Raccontiamo subito il discorso che il Lerici ha perso la prima gara dopo averle vinte tutte fino a Marola. Marola viene sconfitto dal Fezzano, un Fezzano euforico, aumenta così la fiducia su se stesso e di solito dopo il Marola si va a fare la gara a Fezzano e a Fezzano il Fezzano si riconferma ancora campione con una festa in casa e una ricarica ancora più completa. Ma la domenica dopo siamo a, come si suol dire, a Cadimare e a Cadimare succede che a venire fuori dalla risma dei vincitori c'è il Fossa Mastra. Un Fossa Mastra che Lerici non si aspettava e praticamente però il Lerici, avendo fatto suo la sfida con il Fezzano, che era stato quello che aveva battuto questa compagine del Lerici, non so se gli è bastato come rivalsa, ma il Fossa Mastra che gli è passato davanti al termine, al giro dei 500, certo non gli ha fatto certo un grande piacere. Poi domenica noi non c'eravamo ed eravamo qui a San Terenzo e nella gara del San Terenzo il Fossa Mastra ritorna un'altra volta a rifare una seconda vittoria. Questa seconda vittoria sicuramente al Lerici non gli garba proprio per niente, anche perché avendo messo dietro il Fezzano e questo Fossa Mastra che gli sta davanti e in maniera così perturberante, che non avevano considerato, che non avevano messo nelle loro aspettative, gli disturba la preparazione atletica e sicuramente gli disturba proprio la possibilità di avere una certezza che il Palio
abbia un fine che a loro interessa, quello della vittoria. Il Fossamastra sicuramente non ci sta e sicuramente il Fossamastra vuole ritornare ad essere e vuole fare la sua gara, non sta facendo la gara sull'Erici, ma sta facendo una gara di preparazione tecnica e in questo momento ha dimostrato di avere una tecnica quasi alla perfezione. Oggi vedremo che sulla solita acqua di domenica questa gara che sta prendendo forma e si sta preparando, si sta con le tensioni che stanno veramente a fior di pelle, vedremo cosa accadrà. Se l'Erici si confermerà ancora davanti al Fezzano, se il Fossamastra riuscirà a mantenere le sue birbanti vittorie, e insomma, questo sono un po' veramente punti interrogativi, ma oggi li dovremo svelare, no? Perché poi domenica saremo alle Grazie, e alle Grazie c'è un test che tutti vorrebbero fare per avere una matematica sicurezza. Manfroni lo vediamo, è lì che guarda quello che in realtà sta facendo, sta preparando, sta mettendo veramente nero su bianco. E qui vediamo l'Erici, andiamo a vedere i ragazzi dell'Erici che sono in preparazione in questo momento. L'Erici ha entrato in campo con Liberatore, Mori, insomma sono tutti Richiusa, sono tutti lì a tirare questa imbarcazione, ma anche oggi per loro l'acqua non è proprio ideale, c'è ancora un'acqua piatta, per loro non gli va più che bene, non gli va tanto bene quest'acqua qui. Qui abbiamo invece un'altra imbarcazione che è da tenere sotto controllo, che è il Sant'Erenzo, un Sant'Erenzo che nessuno vuole lasciare andare, perché il Sant'Erenzo ha le carte in regola per poter essere altra imbarcazione di grande disturbo nella gara dei senior, e in questa gara dei senior sicuramente Sant'Erenzo, quando sarà il momento, e oggi in particolar modo che sono nelle acque di casa, ne metteranno fuori ancora le grinfie. Vediamo il giro di boa del Sant'Erenzo. Siamo quasi pronti alla terza gara in programma, la gara dei senior. Tutto si sta preparando per partire, per fare la gara dei 2000 metri, tre giri di bandierina, primo giro ai 500, secondo qua ai 1000, il terzo lo faremo ai 1500, poi qua al rientro per segnare la vittoria. Meteo marine perfette, abbiamo detto perfette, quest'anno veramente siamo stati fortunati con questo mare che sta dando dei risultati più che eccellenti da parte delle meteo marine. Non abbiamo mai incontrato grosso mare che abbia impedito alle imbarcazioni di gareggiare. In questo momento fuori dal campo di gara da parte delle imbarcazioni che sono a poggio, e ormai siamo pronti per partire per l'ultima gara in programma. Ricordando la prima gara che abbiamo visto, la gara delle ragazze che ha vinto il Porto Venere, secondo il CRDD, terzo l'Erici, la gara femminile, la gara dei ragazzi, primo il Fezzano, secondo il Canaletto, terzo il Cadimare. E ora siamo all'ultima gara in programma, che vedremo fra poco partire. Le bandierine sono tutte lì pronte ad attendere le imbarcazioni. Tortorelli chiama le imbarcazioni per allineare il gruppo alla partenza. Sono circa le ore 19,
ultima gara in partenza, 2000 metri, tre giri di bandierina con tante bellissime cose da vedere, perché abbiamo tre equipaggi veramente in punta, che è il Lerici, Fezzano, il Fossamastra, il Sant'Erenzo e il Canaletto, sono tutti lì in punta che stanno cercando di vedere, di fare meglio che possono per concludere questa gara. Oggi ci sarà veramente un'attenzione particolare da parte dell'Erici, una voglia impressionante da parte del Fossamastra per forse riportarsi alla vittoria, il Fezzano che vuole ancora essere in linea e con le carte in regola. Insomma, oggi ne vedremo veramente delle belle. Fra poco, pochi minuti, avremo le risposte di questi quesiti. Un leggero vento di grecale c'è sempre, va a ondate, è un po' noioso, ma insomma, vediamo però il mare che è una tavola. L'allineamento ci sembra quasi a posto. C'è qualche sventolata sempre. Sono raffiche di vento che non sono per niente piacevoli, però insomma. Ed ecco, in questo momento parte il giro dei 2000, ora li facciamo scorrere davanti a noi e poi li seguiamo avanti per i primi 500 metri. Gara valida! Gara valida, ha dichiarato Tortorelli. Vediamo subito un Sant'Erenzo che alza la prua, alza l'imbarcazione, non la prua proprio, perché è partito a razzo. Andiamo ai primi 500 metri, il Sant'Erenzo subito competitivo per dare subito l'assaggio a tutti quanti e mettere tutti nelle condizioni di dover subito cominciare a preoccuparsi. Noi siamo davanti al Venera Azzurra che compie i suoi primi 500 metri della stagione. Abbiamo sentito il vicepresidente che ha detto che domenica non avevano potuto gareggiare per motivi particolari. E ora vediamo una prua verde del Fezzano dal gruppo emergere. C'è ancora il Lerici in sottostima e il Fossamastra è ancora dietro. Abbiamo fuori il Sant'Erenzo e questa è la gara che stiamo vedendo in questo momento con queste posizioni. Ora andiamo ai 500 metri per vedere come gireranno le imbarcazioni. Il Sant'Erenzo ci sembra sempre in prima posizione, però poi bisogna vedere qua al giro dei 500. Vediamo chi gira per primo, chi gira, ha girato il Sant'Erenzo, il Lerici, il Fezzano, Fossamastra ed ecco quattro imbarcazioni già che si sono allineate per la discesa dei 500 metri. Ora ci stiamo riportando in linea con l'imbarcazione,
siamo a circa 700 metri, l'Erici ci sembra in prima posizione, seguito dal Fezzano e dal Fossamastra. Il San Terenzo ha avuto un freno dopo i 500 e il Lerici sta galoppando perché sta tenendo il punto. Il Fossamastra è in terza posizione dalla parte di là e non si lascia. Ancora il Lerici in prima posizione. Stiamo arrivando ai 1000 metri, il Fezzano è dietro di un'imbarcazione e l'Erici si sta affermando alla grande oggi nelle sue acque. Vediamo cosa succede al giro dei 1000. Adesso noi il giro dei 1000 lo fermiamo qui e ci prepariamo a girare. Vediamo chi gira per primo, gira l'Erici in questo momento, gira l'Erici, gira il Fossamastra, gira il Fezzano. L'Erici è andato per i 1500 metri, ha ripreso la sua voga e sta ritornando a portare il suo dominio. Infatti abbiamo visto subito le lunghezze che si sono già proiettate all'indietro, e tra l'Erici, il Fossamastra e il Fezzano ci sono due imbarcazioni che sarà veramente difficile colmare, arrivare ai 1500 metri. Oggi c'è, come si dice, il rovescio della medaglia di tutti e l'Erici vuole ritornare a mettere sul piatto della bilancia la loro sfida, una sfida determinata il giorno in cui sono scesi in campo, e sta aumentando il divario delle due imbarcazioni che sono dietro. È un L'Erici prepotente che sta arrivando alla boa dei Coriacei, dei 1500, in maniera protuberante e goliardica, da solo, senza avere nessun disturbatore, e sta dominando la gara che ha proiettato e ha cercato di fare in questo momento. La situazione è sicuramente per il L'Erici vantaggiosa, ha dato subito il distacco che serviva dare e voleva vedere, insomma, se dopo queste quattro giornate che sono andate veramente come hanno voluto, volevano determinare la Ora vediamo il giro dei 1500. Gira in questo momento l'Erici, lo vediamo là in fondo. Gira l'Erici in questo momento. Gira il Fossamastra, gira il Fezzano. Gira il Fossamastra, gira il Fezzano. Escono le altre. E l'Erici da solo sta andando per la vittoria. Alle spalle c'ha un Fossamastra che non vuole lasciare niente al caso, e ora sicuramente ha dei momenti particolari il Fossamastra, che sa sfruttare. Vediamo se riesce ad avere queste prerogative e vediamo se ce la fa ad andare a raggiungere il L'Erici, ma mi sembra una cosa troppo lontana per fare
una proiezione di questo tipo. In questo momento ancora il Lerici in prima posizione, ma il Fossamansa è sempre lì dietro che lo tallona e ha sempre voglia di essere minaccioso e nel solito tempo mette nelle condizioni il Lerici di fare a volte anche degli errori, ma il Lerici non perdona, va per la sua strada, 2000 metri ormai percorsi dall'inizio alla fine con la prerogativa della primeggiando, essendo sempre nella prima posizione, si è portato dai 1500 in poi solo e abbiamo veramente Lerici in prima posizione, seconda posizione c'è il Fossamastra e in terza posizione molto lontano il Fezzano, lo vediamo, è veramente una cosa, Lerici taglia in questo momento, ritorna a vincere il Lerici nella gara della Venera Azzurra, secondo il Fossamastra, terzo è il Fezzano. Una gara di grande valore per il Lerici perché riscuote quello che in realtà aveva messo in discussione con queste gare che erano state fatte. Cadimare, De Grazie, Bugiano, Porto Venere, aspetta, non te la finisco. Fermo! Bene l'Azzurra. CRDD, c'è da vedere okay. Pochettini sul canale. No, 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 no